sei? Di questo passo accento arriveranno. Bacio una mano. Questa lettera non mi piace. E perché non ti piace? È stata impostata qui, in paese. Questa notte o stamattina presto. Guardi, guarda l'intestazione. Un'altra lettera anonima. Puoi andare. Vai, che fuori aspettano notizie. Allora, va. Salutiamo, dottore. Questa lettera è la tua condanna a morte. Per quello che hai fatto, morirai. Mi fanno schifo queste cose. Ma che hai fatto? Che hai fatto? Sei lettere in un mese, eppure non sono ancora morto. Stupidaggini sono. Non ci pensare. E che ci pensa? E allora vai a giocare, vai. Sei in un mese, grafomania. È risaputo, i cornuti sono tutti grafomani. Una lettera anonima in questo paese è sempre pericolosa. Per me è una donna. Scherzano loro. Chi loro? Loro. Andiamo ragazzi, giochiamo, su, giochiamo. Chi apre allora? Io ti piatto. Passo. Fino a tre volte. Ci sto. Sì. Due carte. Ha ricevuto un'altra lettera anonima. Per forza, oramai non fa altro che correre dietro alle sottane. Quel tipo seduto di fronte a noi, al bar, lo conoscete? No, non è di qui. È venuto poco fa in farmacia a comprare veleno per topi. E mi ha guardato in modo strano. Lo vedi che hai paura? Ma allora perché non vai dai carabinieri prima di sospettare di tutti? Anche di un passante. Le indagini le devono fare i carabinieri, non noi. Ti passo a prendere domani mattina alle 6. Va bene. E non mi fare aspettare come al solito. Certo, è strano. Perché un forestiero dovrebbe venire proprio qua a comprare un veleno per i topi? Già, perché? La sveglia. Eh? Ancora.
Scopreste l'assassino? È stata la moglie, d'accordo col marito dell'amante. Lettere anonime, ce ne furono. Oggi mangia fuori. Lo hai detto a qualcuno dove andiamo a caccia? No. Che se li trovino da soli, i posti buoni. Io non ho nessuna intenzione di faticare per gli altri. Sonia, su, su. A me la Sicilia piace a quest'ora. Vuoi dire che ti piace senza i siciliani? Ma che hai? Io ho ragione di essere un po' preoccupato. Ma tu? Il guaio è che non sappiamo più, non possiamo più nemmeno confidarci con un amico. Le bigotte hanno la confessione, gli americani hanno la psicanalisi. Ma noi? Niente. E quelli chi sono? Lo dicevo io che non si può trovare un posto nuovo senza che gli altri lo vengano a sapere. Hai visto? Ci hanno seguiti. Piuttosto facciamoci sentire, magari quelli per sbaglio ci sparano addosso. Ehi! Ci siamo noi qui, eh! Restate voi con Luisa. Lascia fare a me, eh? Commissario, vorrei risparmiare a mia cugina Luisa, la moglie di Roche, questa emozione. Certo, avvocato, venga. Lo hai trovato tu? Sì. Ma perché? Perché? Sì, è mio cugino, il marito di mia cugina Luisa, il dottor Roche.
Sì, il farmacista, il mio amico Manno. E delle lettere anonime sa niente? So quello che ne sanno tutti. Manno non ne faceva mistero. E quante ne ha ricevute? Ma non lo so, non glielo so dire. Ma lei le ha viste? No. Io so semplicemente che il dottor Roche, il mio povero cugino, non aveva nemici, capisce? Era un medico molto stimato, direi amato. È morto per sbaglio, forse perché ha visto. Ed è un pensiero insopportabile. Che lei sappia, Manno aveva una relazione adulterina. Per piacere, mi mandi via, guardi. Che disgrazia! Eppure nemici non ne aveva. È impossibile fare un calcolo rapido sui bossoli. Sono diecine, sparati anche da Manno e da Roscio. Là sopra è stata ferma una macchina. Per molto tempo. Abbiamo trovato diversi mozziconi di sigari. Branca. Sigari branca. Vita mia! Signora, non faccia così! Che è peggio! Che fatto? Dentro, facete festa! Che fatto? Che cosa mi hai detto? Via! Paolo, apri, c'è il commissario! Lo vede, dottore? Si è chiuso in casa. Non ha più voluto vedere a nessuno. Nonostante che io... Venga, si accomodi, commissario. Come ti senti, figlio mio? Erano molto amici, sa. La Marca. Ma che cosa vuol sapere da me? Qualunque donnetta del paese ne sa di più. Guardi, qui c'è mia madre, senz'altro più informata. Poi ci sono i soci del circolo, il parentato. Già, lei in paese ci vive poco. Solo l'estate. Certo, gli esami durano fino a luglio e ricominciano a settembre. E poi c'è l'insegnamento a Palermo. E lo capisce, dottore? La sera torna stanco morto, col treno, perché non sa guidare. È fuori dalle beghe, dai pettegolezzi. È sempre qui a leggere e a scrivere, è vero, Paolo? Ma sì, insomma, vuole dire che sono astratto. Così. Distratto. Avrà sentito parlare delle lettere anonime, almeno, che riceveva il farmacista? Sì. Ne ha vista qualcuna? Ha avuto modo di leggerla? No. Strano. Guardi in farmacia. E perché? Ma sì, è semplice, perché Manno l'avrà messa in farmacia per non farle vedere alla moglie. È naturale. Vuol dire che la signora Manno era gelosa del marito? Io non ho detto questo. Comunque, lei la conosce, la signora Manno? Sì. E allora basta guardarla per non avere dubbi. Un matrimonio di interesse. Questi sono pettegolezzi e basta. Professore, mi dispiace di essere stato importuno. La lascio alle sue meditazioni. Arrivederci. Arrivederci. Ah, dimenticavo. Ho guardato in farmacia. Naturalmente delle lettere anonime non c'è nessuna traccia. La signora Manno, donna buonissima fino a che vuole, donna di rare virtù, è brutta, mischina, fino a dove Dio poté arrivare. E il povero farmacista gliel'ha sempre fatta sotto il naso. E lei, pure superba, e perciò niente di più facile che la lettera anonima le abbia distrutte proprio lei, per salvare il suo prestigio di moglie, più che altro. Gira tutto quello che vedi. Me li voglio studiare con comodo, uno ad uno. Amici, nemici, le vedove. Anche i notabili. Per esempio, quello con gli occhiali neri, con i baffetti, chi è? È Pecorella, notaio. Sa tutto di tutti. Quello più avanti è Zerillo, il cognato del vescovo e cugino dell'onorevole Pistilli, lavori pubblici. Ecco, Cordaia, il più ricco possidente del paese. E quel vecchio alto, quello con la medaglia, che parla con il notaio Pecorella.
Il colonnello a riposo Dante Salvaggio, medaglia di bronzo, fascista. La figlia ha sposato l'avvocato Macaluso, il cognato di Sua Eccellenza lo prete. Arrivano i Laurana. Il professore Laurana di che partito è? Nessuno ora. È stato comunista. È un tipo che non si capisce. Come professore, niente da dire. Io lo definirei antisociale, come risulta chiaro dalle informazioni dell'ufficio politico, del resto. Ecco la vedova Roscio. Bella donna. Per lei suo marito si trasferì in paese, da Palermo. Pare contro il parere di suo padre, il grande professore Roscio, il famoso oculista, infermo ormai da molti anni, come lei saprà, il quale dicono fosse contrario sia al trasferimento sia alle nozze. Col cugino avvocato Rosello sono come fratello e sorella. Ah, così dicono? Dicono, ed è vero. E lo zio arciprete, don Rosello, li tiene come figli. Hanno vissuto tutta la loro adolescenza in casa sua. Ecco, vede, cominciano i commenti dei notabili. Uomini di potere non erano, quindi delitto politico non può essere. È per esclusione che si arriva al delitto d'onore. Ma a sparare in due furono. Non si possono fare cornute due uomini contemporaneamente con una sola donna. Le corna sono al plurale, ma nascono al singolare. E c'entra? Possono essere stati il padre e un fratello della donna, oppure due fratelli. Oppure due sicari. Due sicari costano più di un'automobile, di un appartamento. Vabbè, ma non esistono soltanto cornuti poveri. In questo caso i mandanti sarebbero cornuti ma danarosi. Ma il povero farmacista non toccava le donne dei potenti. Serve, contadine, operaie, vedove, donne ammalate. Luisa, questo non è delitto d'onore. Luisa, Luisa, che hai? Ti senti male? Il professore Laurana, a donne, come se la passa? Beh, maschio è maschio, diciamo, ma potrebbe essere impotente. E qual è Rosina? Là, a destra della vedova. Vede, commissario, i funerali due sono, ma le vedove, stranamente, sono tre. Mizzica, ma è una bambina. Ha compiuto 15 anni ad aprile. Guardi dietro di lei. Guardi bene, commissario, quei tre contadini. Uno vecchio e due giovani. Sono il padre e i due fratelli di Rosina. Il più grande è pregiudicato. Delitto contro la proprietà. Hanno preso. Chi erano? Il padre e i fratelli della serva. A come che pigliasse? Possono essere stati loro e possono essere stati altri. Per me sono innocenti. Come fai a essere così sicuro?
Io la lettera anonima l'ho vista bene, era fatta con pezzetti dell'Osservatore Romano. E quando mai un contadino legge il giornale dei preti, eh? Dal punto di vista logico, il professore ha ragione. Ma allora, perché non prendo tu le difese di quei tre? Sei un parente della vittima. Mi assumi la difesa e li mettono fuori. Ma sì, lo farei, lo farei. Ma poi, se mia cugina Luisa si costituisse parte civile, mi troverei contro di lei. E se i tre arrestati fossero analfabeti? Perché sono analfabeti? Impareranno in carcere. Scusate, Locascio. Venega. Io vorrei sapere qua chi riceve l'Osservatore Romano. Veramente, professore, sarebbe un segreto d'ufficio. Non vorrei passare un guaio. Amonin, che guaio? Questo è per uno studio, eh? Allora, se è così, professore, arrivano due Osservatori Romani. Uno per il parroco di Sant'Anna e l'altro per l'arciprete, lo zio dell'avvocato Rosello. E basta. Basta. Va bene, grazie. Bacio la mano. Grazie, è per i miei studi. Peccato, pensavo che si fosse convertito. No, non ancora. Però sono sulla buona strada, sto cercando un articolo sul Manzoni. I numeri delle date che mi ha chiesto ci sono tutti. Come vede, io non c'entro. Non capisco. Ha capito benissimo. Si può mettere in dubbio la mia vocazione. Sì, è vero, mi piace la roba antica, ma punto e basta. Venga, professore, voglio farle vedere qualcosa che può interessarla, so che lei se ne intende. L'ho trovato abbandonato in una chiesa di campagna. Eh? Lo dovevo lasciar marcire? Quanto vale? Ancora non l'ho stimato. Per ora me lo tengo, me lo voglio godere un po'. C'è sempre tempo perché vada a finire in casa di qualche ladro del pubblico denaro. Ma lei non crede in niente. E lei? Beh, io che c'entro? In qualcosa credo. Forse in troppe. Per i tempi che corrono. Questa lettera è la tua condanna a morte per quello che hai fatto morire. Hai uniquique sum. Ma si può sapere che cosa fai da due ore? Almeno in camera mia vorrei essere solo. Per favore. Attento alla tua solitudine. Tu credi che sia io a scrivere le lettere anonime, ah? Perché me ne credi capace? Ho ricostruito la lettera che ha ricevuto Manno con la copia dello stesso giornale. Ma perché? Perché... ci sono tre analfabeti in carcere e la mia ricostruzione prova che la lettera anonima proviene da altri ambienti, capito? Ma che cosa te ne importa? Paolo, ma che cosa te ne importa? Solo i preti sono abbonati all'Osservatore Romano in questo paese. Ma poi a voi due è inutile dare spiegazioni.
frigo. L'arciprete Rosello vuole dargliele personalmente. Si accomodi. Prego. Ecco, le serve per uno studio sul Manzoni, eh? Sì. Mi raccomando. Me lo faccia riavere, con comodo. Sì, lei mi deve perdonare se mi sono permesso di importunarla proprio in questi giorni di lutto. Povero nipote mio, ma perché non andò a caccia da solo quel giorno? Adesso sarebbe ancora tra noi. Questo è un delitto oscuro. Oscuro? Misterioso. E perché si hanno già trovati i colpevoli? Bisogna rassegnarsi, che altro possiamo fare? Augurare l'inferno a quel povero farmacista per la sua doppia vita. Lei veramente crede che debba andare all'inferno? Beh, allora... Buongiorno, eh? C'è il professore Laurana che ti vuole parlare. Vuole aiutare a tuo padre e tuo fratello. Apri. Non voglio. Ha paura. Se escono i suoi fratelli e suo padre, l'ammazza. Tanto per uscire escono. L'importante è che dica due parole. È inutile, non parla. Amonin. Ma il giorno del delitto, dell'omicidio, vostro fratello e i vostri nipoti, un nero. Ca erano? Ca. Sì. Ma... E chi li ha visti? Tutti l'hanno visto. Tutti chi? Li avete visti pure voi, eh? No. Io non c'era. Non c'era io. Hai visto? Hai visto? Andiamocene via, qui non è aria. Chicago? Oramai siamo a Chicago. Nel mio paese invece, caro onorevole, ammazzano ancora coi sistemi tradizionali. Hai saputo del povero Roche? Altro se l'ho saputo. Ma lo sai, quando vengo qua mi pare di essere nel Texas. Che so, a Dallas. Laura, a te lo posso dire.
Due settimane prima di morire, Roscio mi venne a trovare a Roma. A Roma? Sì, in Parlamento. E che voleva da te? Vieni che te lo racconto. A Roma, il nostro povero e sfortunato amico Roscio mi chiese se ero disposto a denunciare alla Camera, nei comizi, sui giornali, un notabile del vostro paese, che tiene in pugno la provincia, che ruba e entra all'Anzi. Un notabile? Uno che tiene in pugno la provincia? E che? Ma disse che mi faceva avere le prove e poi non si è fatto più vivo. Naturalmente, visto che quello era già morto. E tu? Tu non hai collegato i due fatti? Il sospetto l'ho avuto, ma poi ho letto che le indagini hanno preso tutta un'altra strada, erotica. Ma poi sai che ti dico? Era una faccenda poco pulita. Senz'altro ci stava sotto una storia di donne e c'era un'aria di ricatto, sai, come se con lo scandalo Roscio volesse liberarsi di qualcuno, proteggere una donna. Insomma, è il solito costume piccolo borghese della provincia che ben conosciamo. Corro! Ma perché non andiamo io e tu alla polizia? Ah, io e tu, di estrema sinistra, andiamo alla polizia. È bravo! È bravo! Così quelli mi accusano subito di speculazione alla politica! Tu voti sempre per il partito? Sì. Ma mi diventa sempre più difficile, lo capisci il perché? Alla polizia, tu dici. Ma se non sappiamo nemmeno il nome del notabile che Roscio voleva farmi denunciare. Stai tranquillo che i nomi si trovano quando si vuole. Se sapessi quante denunce rimangono lettera morta. E va bene, hai ragione tu. E poi guarda... Tu sei rimasto indietro. Sì, sei tu che vai avanti. Va. Ma è vero che hai assunto la difesa dei tre parenti della serva? Sì, perché? Bel gesto. Caro Paolo. Ciao. Ebbene, comunque io vi posso garantire che molto presto i veri responsabili saranno assicurati alla giustizia. E chi sarebbero questi responsabili? Nanno ebbe molte amanti. Una volta tanto non sarà la povera gente a pagare. Buongiorno. 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 Buongiorno, professore. Buongiorno. Buongiorno. Rosello. Ah, Paolino. Ne vuoi un poco? No, grazie. Senti. Bene. Ma il marito di tua cugina aveva una manta. Lo escludo. No, perché ieri mattina a Palermo ho avuto certe informazioni che se fossero vere cambierebbero tutto. Una persona ha visto tuo cugino Roscio pochi giorni prima che morisse. Tutti l'abbiamo visto, io, tu, tutti. Sì, ma non a Roma, non a Palazzo Montecitorio, in Parlamento. Un deputato? Un deputato. E allora che cosa c'entra la donna? Eh? Il deputato... Ah. Ha avuto l'impressione che Roscio si volesse difendere da un marito geloso. Mm? E che contro questo marito avesse raccolto prove, addirittura delle documentazioni, su certi suoi gravissimi furti fatti ai danni dello Stato. Tieni. Levami una curiosità, Paolino, ma mio cugino, al deputato, sei sicuro che non abbia fatto nome? Sicurissimo. Però devono esistere i documenti che gli aveva promesso. Ah.
Senti, e perché non andiamo a casa di Luisa, di tua cugina? Ma no, no, no. E poi, no, no, non sarebbe il caso, guarda. Scusa, ma se i documenti esistono, in qualche parte della casa devono pure esserci, nei cassetti, fra i mobili, fra... che so, non ti pare? Va bene, d'accordo. Però mi devi promettere che non... davanti a lei non farai riferimento all'amante. Intesi? Ma allora esiste un amante. Esiste. E tu chi credi che fosse? Eh? Io... beh, insomma... ma questa signora che dici tu avrebbe il marito notabile, uomo di governo... No, io non lo so, non lo so, mi informerò, guarda, ma... credo di sì, credo di sì, vieni. Andiamo, su. No, no, no. Era giusto che tutto restasse come lui l'ha lasciato. Non voglio frugare nella sua vita come se fosse vivo. E per trovare che cosa? La prova di un torto che può avermi fatto? Ma no, il deputato accenna a un intrigo politico. Luisa, si tratta di levarci un dubbio. Non fosse altro che per rispetto alla sua memoria. Ma questo non è il modo. Luisa, sono mortificato. È tutta colpa mia. Non è vero, Paolo. Stiamo facendo il nostro dovere. No, no, è per me. Lascia stare. Tu credi che questa storia del tuo amico deputato abbia veramente a che fare con la morte di mio marito? Sì. E le lettere anonime? Le lettere di minaccia che il farmacista ha ricevuto, dove le metti? Le metto in conto dell'astuzia degli assassini. Il farmacista era un falso bersaglio, ma era lui, il tuo povero marito, che volevano ammazzare. Per farlo tacere per sempre. Scusate, ma io me ne devo andare, mi aspettano. Allora vengo pure io. No, Paolino, tu cerca. Cercate ancora, perché la casa è grande, nasconde. Ah, se poi c'è qualche cosa, mi chiami al circolo più tardi, eh? Sì. Cerchiamo ancora. Scusa, forse è meglio che io non resti. No, no, dobbiamo cercare. Vieni. C'è la bambina che dorme. Questo è il suo studio. Non ho toccato niente. I documenti può averli nascosti qua. È l'unico posto. La bambina ha saputo? Non sa niente. Le abbiamo detto che suo papà è partito per un viaggio. Ma vedendoti così vestita di nero, non dice niente? No, anzi, mi ha detto che è meglio che mi vesta sempre così. Luisa, scusami, io sono stanco. E poi qua non c'è niente. E se li avesse lasciati da tuo suocero? Hai ragione. Potrebbe essere. Io domani vado a Palermo per gli esami. Se credi, posso fargli una visita. Da mio suocero, certo. Sì. È l'unica cosa che ci resta da fare. Thank you.
Là c'è l'entrata. Luisa, sei venuta anche tu? Sì, è meglio, potrei esserti utile. Dice che non sa niente di niente. È diventato sospettoso. Guarda quanti campanelli. Vuole sempre sapere dove siamo tutti nella casa. La cameriera, io, gli ospiti. E là. Tu non vieni? No, vai, vai. Entra, entra. Vieni, vieni Paolo, vieni caro. Vieni. Ah, che piacere. Grazie. Grazie figliolo di essere venuto a trovarmi. Vedi come sono ridotto, Per un oculista famoso il Padre Eterno ha decretato il massimo della pena. La cecità assoluta. Bevi qualche cosa, caro. Serviti, serviti. Ah, dimmi un po', ho saputo da mia nuora che voi avete dei nuovi sospetti. Sì, volevamo sapere se negli ultimi tempi aveva notato qualcosa di diverso in suo figlio. Professore, ma lei ha notato qualcosa di diverso? Vedi Paolo, mio figlio era un uomo molto, molto complicato, era sempre innamorato, È molto bella mia nuora, vero? Sì. O forse molto donna, di quelle, di quelle che quando noi eravamo ragazzi dicevamo donne da letto. Vieni, vieni Paolino, vieni, andiamo in terrazza, che qui non mi fido di parlare. Senti, mia nuora, in camera da letto. Di che colore è oggi il Monte Pellegrino? Viola. Come sempre. Mio figlio, invece, era molto cambiato. Non le ha mai confidato i suoi pensieri nascosti? Vedi, Paolo, certe cose, certi fatti, è meglio lasciarli nell'oscurità in cui si trovano. Mi scusi, ma lei sta pensando a qualcosa di preciso o no? C'è nella fine di mio figlio qualche cosa che fa pensare ai vivi. E mi fanno pena. E bisogna aiutarli, i vivi. Aiutare i vivi? Vuole dire gli assassini? Paolo, se responsabili ci sono, bisogna cercarli tra i più vicini. E si potrebbe cominciare da me stesso, perché un padre è sempre colpevole, sempre responsabile. No, per me un assassino è un assassino che va ricercato e punito. È un problema. Guarda, guarda un po' nel cassetto del mio scrittoio. Guarda bene, c'è un involto. Questo me lo consegnò mio figlio, una settimana prima di morire. Tieni, caro, tieni. Fanne l'uso che vuoi. Tieni. E che cosa contiene, secondo lei? Ah, non lo so. E spero di non saperlo mai. Come vede, anch'io sono uno di quei vivi che devono essere aiutati. Grazie, professore. Ciao, caro. Arrivederlo. Ciao. Addio, addio.
Non l'ho aperto. Dopo tanti anni non si fida ancora di me. Beh, in fondo è un vecchio ammalato, infelice, lo devi capire. Forse pensa che non sono cose da donna. Non è vero. Non è vero, mi odia. Non ha mai potuto sopportare l'idea che suo figlio avesse sposato me, la nipote di un prete. Mi pare un diario. Leggilo tu. Qui ci mancano delle pagine. Fammi vedere. Oddio, che scriveva. Paolo, ti prego, non lo leggere. Sono cose intime, vergogne. Dimentica quello che hai letto. Noi due non dobbiamo più vederci. Buongiorno. Capola, capola! Che sono visti, capola! Capola vive, capola! Fabbri, capola, fabbri! Capola vive, capola vive! Ma vive, vive! Capola, capola! Paolino, pure tu in tribunale? Sì, per un certificato. Vieni, vieni, che ti presento all'onorevole Appello, vieni. Vieni, su, non aver paura, ti può essere utile. Onorevole, permette che le presenti il professor Laurana. Il professore politicamente è ancora un po' lontano da noi, ma è un uomo intelligente, culturalmente preparato. È un ragazzo che va aiutato, Paolino? Tu lo sai, Rosello, che io per gli amici mi faccio in quattro. Lo senti l'onorevole cosa e qualche dice? Qualche volta anche per i nemici intelligenti. Scusa, ma l'onorevole Affretta, addio. Buongiorno. Ma sì, ma sì. Che c'è? Niente, onorevole, niente. E poi non... Dottore, oggi solo deve ricordare di parlare con quella persona perché la mia vita può cambiare da così a così. Oggi ce l'ha. Libero? Dove andiamo? Questo che quartiere è? Carls.
fa, proseguiamo. Vado, vado. Che mi fa fare cosa? Mettersi dietro a Raganà. E chi è Raganà? Raganà è Raganà. Signorina, mi scusi, vorrei parlare con suo fratello. Ma non è l'ora. Veramente, è importante. Sta cenando. Io ci devo parlare assolutamente. Venga, venga, professore. Lei è sempre il benvenuto. Ma che... Buonasera. Prego. Parva cena. Mi scusi, eh? Un notabile. Un notabile che ruba, intrallazza, che fa il bello e il cattivo tempo. Lei a chi penserebbe? Nel paese. Nel paese, forse nella zona, addirittura nella provincia. No, dico, perché se ci limitiamo al paese la risposta è facile, ma se ci allarghiamo viene la confusione, la vertigine. Limitiamoci al paese. Rosello. L'avvocato Rosello. In questo paese è il solo che rientri nella categoria dei notabili, dei grossi. Poi ci sono i piccoli e qualcuno potrebbe metterci anche me nel mezzo dei piccoli. Ma via, Rosello non... Rosello, un cretino non privo di astuzia, che per raggiungere una carica passerebbe sul cadavere di chiunque, tranne naturalmente che sul cadavere dello zio arciprete. Dunque, Rosello fa parte del consiglio di amministrazione della Furiaris, 500.000 mensili, 2 milioni annui li prende come consulente della società, come membro della Siculedi le 3 milioni, come uomo politico, ha inaugurato la nuova linea, ha imbarcato i socialisti e i comunisti della provincia, già gli fanno l'occhiolino al re. Sì, ma dimenticando Rosello, chi altro in provincia ha di questi requisiti? Dobbiamo escludere i deputati, i senatori. Escludiamoli. Allora, il commendator, il dottor Jacobi, l'avvocata Alfonso, l'avvocata Evangelista. Ninuzzo, il professor Macomer. E il professor Macomer. Ma professore, ma lei come vive, che fa? Ma come mai ignora tutto del suo paese? Io... Il tempo dei poeti con la testa fra le nuvole è finito. È vero. Matto. È proprio finito. Buonasera, avvocato. Che impressione ti ha fatto l'onorevole Abella? Mi ha impressionato di più quello con gli occhioni neri che era con lui. Chi era quello? È un bravo uomo, uno di Montalvo. Perché lo vuoi sapere? Perché mi ha impressionato. È veramente un tipo impressionante, sì. È di Montalmo? Ho detto che è di Montalmo? Sì. Strano, perché non è di Montalmo, è di Palermo. Sei di Palermo. E come si chiama?
Non mi pare di saperlo. Non si chiama Jaganà? Ti ho detto che non lo so come si chiama. E così si chiama, Jaganà. È lui, è mio cugino Rosello. C'è scritto qua, ai primi di aprile, si parla di una persona. Di un ladro, di un profittatore, degno della galera. Di una persona che non si innomina. Non si innomina? No, ma si capisce che si tratta di mio cugino. Io avevo cominciato a intuire. Ma poi quando assunse la difesa di quei disgraziati, mi conquistò. Io non riesco ancora a crederci. Il mandante dei due omicidi è tuo cugino. E l'esecutore Jaganà. Jaganà, un delinquente del Palermo. Li ho visti insieme. E non è un caso, sai. Qualcuno mi ha avvisato. Chi? Qualcuno che sa tutto e dice le cose un poco per volta. Il nome che colpa. Io ho paura di mio cugino. Di come entra nella mia casa con la sua aria da padrone. Ho paura. Luisa. Tu veramente saresti disposta ad agire contro tuo cugino Rosello? Dobbiamo avere le prove. Non è facile. Che stupido sono stato. Io ci ho creduto ciecamente. Allora gli hai detto tutto? Tutto veramente no. Vai in macchina, Tom. Ci dobbiamo parlare noi due, Paolino. Quando vuoi. Sì, ma non qua. C'è troppo chiasso. Ci vuole un posto tranquillo. All'Hotel delle Palme, questa sera, verso le 7. Ci sono novità. Cerca di esserci. La sua
cassetta di sicurezza è il numero 7. Grazie. Prego. Lo scrittore prende spunto da un personaggio storico del 600, Fra Diego La Matina del Ragalmuto, della sua città natale, per descriverci come questo frate finisse a rogo per aver chiesto e voluto giustizia e per farci capire come questi fenomeni di costume si ripetono ininterrottamente nei secoli. Ha capito? Sì, professore, ma non l'ho studiato. Male, vada pure. Signor Preside, se mi consente riprendo nel pomeriggio. Sì, sì. Buon lavoro. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Professore, una parola. Chiedo. L'esame di storia della mia bambina com'è andato? Per cortesia, mi lascia in pace, eh? Non ci devi andare. Perché? Ti ha detto qualcosa? No, muto. Per tutta la strada. Poi mi ha detto che non devo lasciare il paese. E tu sei venuta qui? Avevo paura. Il diario, dove l'hai messo? In una cassetta di sicurezza alla stazione. La chiave, eccola qui. Lascia, la tengo io. Ora devo andare. Ma perché non lo denunciamo subito, Luisa? No, non ancora. Lui è forte, saprebbe difendersi. Forse bisognerebbe scrivere una lettera anonima alla polizia. Come? Scusa, ho detto una stupidaggine. Ciao, devo vedere altre persone qua a Palermo per delle informazioni. Ciao. Dove ti ritrovo? A casa di mio suocero. Ciao. È successo. Tu lo sai meglio di me quello che sta succedendo. Ma insomma, mi vuoi fare morire di crepacuore? Ma in che guaio ti sei messo? Parla! Che cosa hai fatto? Devi andartene via subito. Vattene a Roma. Allontanati. Oppure resta in casa per qualche giorno. Fallo per me. C'è di mezzo una donna? Paolo! Lasciami solo, va. C'è una donna, allora. Ma basta. Signorina, vorrei Palermo. 230468. Sono Laurana. Urgente, in teleselezione, se è possibile. Grazie. Pronto? Casa Roscia? Ah, sei tu, Luisa. Ah, no, anzi, al contrario. Credo di aver fatto bene a chiamarti. Ho ricevuto una lettera anonima, una minaccia di morte. Anche questa è ritagliata con pezzi dell'Osservatore Romano. Anch'io. Come, anche tu? E che facciamo allora? Aspettiamo. No, no, io lo vado a cercare questa sera. Deve sapere che ho altre carte in mano e che non gli conviene farci del male. Io sarò qua anche domani. Tienimi al corrente. Sì. Sì, domattina sarò a Palermo. Ciao, Luisa. Pronto? Buonasera. Professore?
secondo voi qual è quell'animale che tiene il becco sottoterra? Non lo so. E la vedova, no? Dimmi una cosa. Anche le vedove di guerra? Certo, sì. Bada che non te lo permetto, sai. Che ridi, scemonito. Sono le alze difficili, complicate. Paolino, ma come qua sei? Due ore, benedetto figliolo. M'hai fatto aspettare come un cretino. C'era pure l'onorevole. Ma perché? Volevo darti la bella notizia. Il padre e i fratelli della il padre e i fratelli della cameriera di Manna hanno un alibi. Io l'ho scoperto. E domani mattina le rilascio. Poi sono stato alla masseria. Ho trovato i testimoni e li ho convinti a parlare, uno per uno. Insomma, io sono riuscito dove tu hai fallito. Sei bravo tu. Questa sera dobbiamo festeggiare, Paolino. Ci vuoi venire con me, eh? Vieni, vieni. Ci verresti veramente con me? Ma dove? Va. Eh? Ce ne sono due, proprio fuori il paese. Ma tu e che? Due ragazze libere. Hanno un'Alfa 2000 targata Firenze. Io ora vado fuori a preparare la macchina. Tu non ti farai accorgere, sennò fanno la fila, capito? Marcello, senti. Ma che sera hai paura? Non... Eh? Bravo, bravo Paolino, così si cementano le amicizie. La mia macchina è fuori all'angolo, hai capito? Buonasera. 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 Oh. Sali. Andiamo, sali. Questa lettera l'ho ricevuta stasera con la posta delle 6. È una minaccia di morte. Chiudi lo sportello. Chiudi. Io ho ereditato un'abitudine da tuo povero cugino Roscio. È bravo, Tengo un diario, aggiornatissimo. E questo diario lo conservo nella sala dei professori del mio liceo. A Palermo. Ma erano qui, non le vedo più. Saranno in quella macchina là. Ma no, era un'Alfa Bianca. Lascia in pace Luisa, capito? Passerò la notte con una donna. Io lo so da chi vai. Da Luisa Roscio. A due mesi dalla morte del marito ha già bisogno del... Io domani mattina vado dall'arciprete. Dallo zio. Senti, per piacere. Per piacere, non fare mosse avventate. Io devo andare a Palermo. Domani saprai perché. Ma ora fammi andare. Ciao. Professore, io a Palermo non l'ho mai portato a lei. Stia tranquillo, sono una donna. Grazie. La pensione è là. Grazie. Non c'è bisogno nemmeno dei documenti. Salvatore, vuoi il melone? No, grazie. Va bene, ciao. E silenzio. Ci penso io.
C'è un telefono? No. Grazie. Per favore, posso fare una telefonata? Si accomodi, adesso. Grazie. Pronto? C'è il commissario Baldi. Sono il professor Laurana, è una cosa urgente. Ah, sei tu? Senti, io ti devo parlare subito. No, non posso parlare per telefono. È troppo presto. Lo so, mi dispiace. Va bene, va bene. A mezzogiorno. Passo io in questura. D'accordo, scusa, è una cosa importante. Ciao. Pronto, Luisa. Ci sono novità, sì. Ci vediamo. Va bene. Dove? A Villa Bonanno? Sì, subito. Ma dove hai dormito? Ho dormito in una pensione qua di Palermo. Perché? Vedi, ieri sera tuo cugino... Beh, mi ha fatto paura. Come? Volevano portarmi via in una macchina. Ma io sono stato più furbo di loro. Gli ho detto che tengo un diario dove annoto accuratamente, giorno per giorno, tutto quello che mi succede. Ma non è mica vero. Capisci? Non è vero. Però... stamattina ho preso appuntamento con un mio ex compagno di scuola della polizia, qua di Palermo. Per quanto? Per mezzogiorno. Pensiamoci bene, eh? Ti vengono dei dubbi proprio ora? Ma si tratta di denunciare mio cugino per l'assassinio di mio marito. In ogni caso, la mia famiglia sarebbe travolta dallo scandalo. Se poi non l'arrestano. Ha amicizie potenti. Lo conosco, si vendicherebbe. Fermiamoci un po' qua e fingiamo che non è vero niente e che nessuno ci minaccia. Che c'è tra te e tuo cugino? Perché? Che t'hanno detto? La gente niente. Scusami, ma sono io che sento che tra voi due c'è quasi un'intesa. Ah? Sono stata la sua amante.
lo sei ancora? No. Questo prima o dopo il matrimonio con Roscio? Ah? Prima. Ci siamo innamorati da ragazzi, ma per il matrimonio fra cugini ci vuole la dispensa della chiesa. E mio zio l'arciprete ce lo impedì. Roscio, io non l'ho mai amato. Servito, rispettato, sì, ma amato mai. E poi anche lui mi considerava solo un corpo. Che cos'è? Ti senti male? No, no, non ce la faccio a dirti tutto. Non posso. Oh, mi sento male. La chiave della cassetta di sicurezza. Thank you.
tempo. Da dirmi. Io ho cominciato a capire prima che finissero i 3 giorni di lutto. E io l'ho saputo subito perché la serva di Roscio è la madre della serva di mia zia. Guarda chi c'è. Buongiorno, 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 buongiorno. Hanno fatto un vero capolavoro. Onorevole, che piacere rivederla. Auguri, Pipì. Signora. Buongiorno, eccellenza. Hanno fatto un vero capolavoro. Io se non parlo con qualcuno scoppio. Parla. Di chi vuoi parlare? Di quello di cui stavate parlando voi. E di chi stavamo parlando? Del povero Laura. E che c'entra il povero Laura? Povero innocente, che non sanno niente. Mordete questo dettino, mordetelo. Voi fategli svedese, ma qui siamo in Sicilia, in Italia. Ho saputo una cosa che deve restare tra me e voi e riguarda proprio il povero Laureano. Era un cretino. Thank you.